Andiamo ora a sentire l'intervista al Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni. Presidente, allora il Presidente Napolitano, il Letta, sono tutti qui oggi. Che cosa vuol dire per la prima volta? Non è un fatto solo regionale, Expo? Non è un fatto solo di Milano, non è un fatto solo regionale, ma la cosa importante è che ci sono tutte le istituzioni oggi, il Governo, la Regione, il Comune, il Presidente della Repubblica. Da oggi parte la fase nuova, quella di valorizzazione, di diffusione dei contenuti di Expo, Nutrire il pianeta, Energia per la vita. È un'iniziativa, quella di oggi, organizzata, fortemente voluta dalla Regione Lombardia, proprio perché vogliamo dare il segnale dell'impegno di tutte le istituzioni. Ed oggi si realizza questo e si vede materialmente questo impegno. C'è molto da fare. C'è da recuperare un po' di tempo perso e l'impegno però mi sembra convinto del commissario, del comune, della regione. Ci sono tutte le condizioni perché Expo sia davvero quello che deve essere, un grande successo per tutta l'Italia. Questa giornata si è aperta parlando di un argomento concreto a cui lei tiene molto, la lotta contro la contraffazione, che andrà alla dichiarazione di Milano. C'è in corso un incontro qui alla Villa Reale tra esperti del settore perché io voglio che questo tema, il contrasto alla contraffazione, sia uno dei temi centrali di Expo. L'export agroalimentare italiano vale circa 30 miliardi di euro, ma nel mondo ogni anno si consumano prodotti che sembrano italiani, che suonano come italiani, il cosiddetto Italian Sound, che vale almeno il doppio. Ecco, l'Expo può essere una grande occasione anche per fare un accordo tra tutti i paesi presenti per contrastare la contraffazione alimentare, un vantaggio enorme per l'industria agroalimentare italiana e una tutela anche della salute. Lei ha fatto il ministro dell'Interno, sa che ci sono state inchieste che hanno rivelato il rischio di infiltrazioni mafiose su Expo, è una preoccupazione che avete. È un'attenzione che abbiamo. Da ministro dell'Interno avevo costituito a Milano un gruppo specializzato di investigatori, GICEX. Abbiamo in Regione Lombardia un comitato di controllo sui cantieri, quindi sui lavori di Expo. C'è una ottima collaborazione con la prefettura e con la questura e l'attenzione è massima. Questo, lo dirò nel mio intervento questa sera, deve essere l'impegno delle istituzioni perché l'Expo sia mafia free. Ora più che mai, perché ci saranno anche i turni di notte, no? Per recuperare il tempo perduto. Abbiamo fatto un incontro l'altro ieri a Roma in cui si è parlato di questo, come rendere il lavoro sicuro ma flessibile in modo tale da consentire la realizzazione di tutte le opere. Lavoro sicuro e flessibile e appalti esenti da infiltrazioni mafiose. È un impegno di tutte le istituzioni, sono molto fiducioso e ottimista che questo potrà essere conseguito, questo obiettivo potrà essere conseguito. All'estero, soprattutto dalla Svizzera, si guarda con preoccupazione ai tempi di realizzazione. Ci può rassicurare? I tempi di realizzazione sono quelli previsti da un cronoprogramma, ripeto, come ha detto il Ministro Giovannini, bisogna recuperare un po' di tempo perso, ma l'impegno di tutti c'è. La Regione non ha la responsabilità diretta sull'attuazione delle opere, ma svolgiamo un ruolo di costante controllo. Tutte le settimane, d'ora in avanti, faremo un incontro con i responsabili, con il commissario e con tutti i responsabili per monitorare l'andamento dei lavori e intervenire là dove sarà necessario. Ho chiesto al Governo la disponibilità a arricchire il decreto che dà i poteri al commissario, eventualmente con nuovi poteri, per deroga ad alcune norme e quindi seguiamo con attenzione l'evoluzione del cronoprogramma. Expo è un'opportunità per il paese, ma non, lavori sembrano in ritardo e non mancano le contestazioni. Bah sì, ci sono i no Expo, ci sono i no tutto se è per quello. Se dicessi oggi è una bella giornata di sole troverei qualcuno che dice no, deve piovere, quindi è normale. Non ci facciamo influenzare da questi perché Expo è una straordinaria opportunità per dare nuovi posti di lavoro, per dare ricchezza, per
per dare poi nel post-Expo una ricaduta positiva in Lombardia per tanti, tanti anni. Questo è l'impegno e questo è ciò che può realizzarsi con la collaborazione di tutti. Sono immaginabili deroghe sulla legislazione vigente del lavoro? Era una delle richieste fatte al governo, nel decreto lavoro non è stata messa, ma il Presidente Letta mi ha confermato che nell'accordo con i sindacati si potrà arrivare anche a questo, perché serve appunto flessibilità per consentire la realizzazione delle opere, ma attraverso l'accordo con le parti sociali e con i sindacati, così mi ha garantito. Serve anche una deroga al patto di stabilità? Assolutamente sì, una richiesta fatta dal Sindaco di Milano che io su cui ho convenuto, sia per il Comune di Milano sia per tutti i comuni interessati, perché altrimenti i soldi ci sono ma non possono essere spesi. Ecco, serve un'attenzione particolare per la Lombardia, per Expo, per la realizzazione, se si vogliono avere i benefici di cui ho parlato. E quindi il governo deve allargare un po' i cordoni della borsa, deve allargare le maglie del patto di stabilità, deve considerare da qui al 2015 la Lombardia, Milano e tutti i comuni interessati come una zona franca da molti vincoli di bilancio, da tutti i vincoli di bilancio che oggi ci sono, perché altrimenti il percorso è in salita. Uso spesso la metafora del salmone, no? Dobbiamo risalire una corrente con una fatica improba e abbiamo chiesto l'aiuto del governo, mi pare che ci sia la disponibilità, ne discuteremo nei prossimi giorni. Va bene, grazie. Va bene. Qual è il 130esimo? E lo dirà Beppe Sala oggi. Presidente, questa polemica dei sindaci della Brianza che non sono stati invitati? Saranno tanti, tanti eventi. Oggi c'è il corpo diplomatico, oggi è il messaggio che l'Italia con le sue massime istituzioni, Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Presidente della Regione, non necessariamente in quest'ordine di importanza, il Sindaco di Milano, vogliono dare al mondo. Oggi saranno qui presenti i rappresentanti di tutti i paesi o di quasi tutti i paesi che aderiscono a Expo, vogliamo dare il segnale che le istituzioni sono tutte unite. Questo è il messaggio di oggi. Poi ci sarà tempo e modo di coinvolgere tutti i comuni, tutti i sindaci, non mancheranno occasioni. La Camera di Commercio oggi ha fatto di Monza e Brianza ha fatto un'analisi sulle ricadute positive che Expo potrà avere per Monza e per la Brianza e si parla davvero di tanti, tante migliaia di nuovi posti di lavoro. Ci sarà occasione per tutti, ma oggi il messaggio è le istituzioni nazionali, regionali e locali sono unite e il messaggio che diamo al mondo è Expo sarà un grande successo.